importante e delicato allo stesso tempo quello di domani, con una Sì, squadra in forte ascesa. in forte, questa è una squadra che in 7 partite ha vinto 6, ha pareggiato una, ha giocatori importanti che hanno giocato durante tanti anni in altre categorie, è una squadra con molto mestieri, una squadra che sa giocare nel momento opportuno e te punisce nel momento opportuno, una squadra cinica, una squadra fisica. E niente, è una partita molto importante per noi, delicata. E andremo, speriamo, di sapere affrontarla. Sappiamo che i pronostici dicono che da presto si pioverà e bueno, già noi abbiamo avuto un esempio, lo stesso che avevo detto a Vispesaro, lo dico adesso con rispetto al campo, ho avuto l'esperienza dell'altro giorno e anche i giocatori, no? Allora dobbiamo essere sumamente intelligenti di affrontare lo che troveremo domani. Già al campo oggi pensate che siamo entrati qua per allenarci e non siamo riusciti, vuol dire che già il campo con l'umidità c'era morbido. Però mi hanno detto che qua il campo si tiene più che a Sud di Tirolo, allora questo te lascia più tranquillo. Loro, noi dobbiamo essere molto intelligenti sulle preventive, noi dobbiamo fare una partita con molta intensità, attenzione, e bisogna vedere come. Lo che passa è che bisogna vedere che andiamo a affrontare con rispetto al campo, perché oggi ti posso dire tante cose, dopo come è successo domenica, non ci sono strategie. Palle lunghe, seconde palle, stare attenti sul rimpali. Allora bisogna aspettare. Oggi ti posso dire che noi dobbiamo fare giocare in velocità, essere intensi, come abbiamo fatto sempre. Come abbiamo fatto in quelle partite lì che abbiamo perso prima di Sud di Tirol. Perché Sud di Tirol sono stati i primi minuti, perché dopo io penso che noi abbiamo fatto una partita alla pari. Non ti dimenticare che a me mi è capitato, però al contrario, a me mi è capitato che a Torino facevano 5 gradi, 2 gradi, andare a Lecce, a Cagliari facevano 25-30 in primavera e facevi fatica, magari vincevi perché una punizione c'era del Piero Zidane, però su punizione. La mettevano in un croncio 1-0, però perdevi, sai quante volte ho perso a Cagliari e a Lecce in quel periodo lì? Con la Juve abbiamo perso, non ti dico sempre, però siamo vicini a dire quasi sempre. Con questo non voglio giustificare ai giocatori, però e non mi voglio giustificare a me, perché già l'ho detto, però bisogna vedere che troveremo domani. Domani fino a marzo, no? Perché mi hanno detto che qua questa temperatura di pioggia si può trovare spesso. Ma sì che dobbiamo già essere consapevoli. Dimmi. No, Sotto il profilo caratteriale si aspetta una risposta importante dai suoi ragazzi. Dopo perché? Bolzano, questo un po' di delusione, Secondo c'è me rimasto. no, no, no. Non mi aspetto nessun cambio perché. E come ho detto io, qua c'è una tifoseria molto esigente e calda. Io sento che i ragazzi vanno sempre applauditi, vanno via. Per me, lo che sì siamo consapevoli è che dobbiamo fare il risultato, perché è calcio. E comandano i risultati. Comandano i risultati, e di più, come le dicevo a lui, in paesi latini come i nostri. Comandano i risultati e purtroppo siamo delle piazze che in un certo modo sono positive, però in un certo modo ti esigono di più perché?
Porque al essere caldi, io vedo gente qua in giro quando va al supermercato e è la verità, come in Uruguay, te cambia l'umore della settimana il risultato della domenica. Però per noi stessi, perché io da 20 giorni che non vado al supermercato, mi vergogno. Però non mi vergogno perché i giocatori non abbiano dato tutto perché lo hanno fatto. Mi vergogno di perdere. O sea, la sento così. E non so se è giusto o non è giusto, però siamo latini. E noi lo sentiamo così il calcio. O sea, è così. Io non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Sì, che dobbiamo, come le dico sempre a lui, che mi fa la stessa domanda, che lui ha ragione, attenzione, questo. E noi lo stiamo migliorando e è vero, dobbiamo farla più attenzione, più questo. Ci sono dei momenti, dei mesi, delle andate che non sono buone. E questo per me è un'andata che io la sento nella pelle, che è buona. Bisogna correggere certe situazioni. Però no, perché io mi sono svegliato e sempre cerco di pensare in positivo. Perché i giocatori lo hanno dimostrato. Io le dicevo questa settimana ai giocatori, facciamo aiuta a memoria perché siamo arrivati terzi in classifica. Solo quello. Dobbiamo giocare più semplice, dare più ampiezza, che nelle ultime partite abbiamo dato poco. Per fortuna è anche vero, abbiamo tutta la rosa al completo, grazie a Dio. Però anche quando non abbiamo avuto la rosa al completo, noi abbiamo fatto grandi partite contro le migliori della classifica. Senza, come dice lui, senza Di Massimo, senza Rocchi, noi siamo andati a Padova e a Reggiana, con Vicenza non lo nominiamo nemmeno. Io sinceramente, no, in quel senso lì, con i giocatori sono molto tranquillo, che sempre le dico di più, di dare di più, quello lo dirò sempre, perché lo faccio con me stesso. Giornese out, Rocchi da primo minuto o altri? Sì, dobbiamo, domani bisogna evaluare a Cerni e poi una cicatrice vecchia. Bueno, sì, una cicatrice, ovvio che vecchia, sono stupido. Però sì, lo evaluiamo domani e vediamo. Lui viene in ritiro con noi, oggi ha fatto poco e vedremo. Già aveva giocato con quella cicatrice lì. Potrebbe essere importante il recupero di Rocchi per il suo dinamismo, per il fatto di saper cucire bene i suoi reparti, per chiudere gli spazi? È lo che dite voi, carta canta. Con Rocchi abbiamo vinto sempre. Non so che ha lui, che trasmette, non so. E non mi considero scaramantico, però qualcosa trasmette lui ai suoi compagni, non lo so, però è una realtà. Oggi il calcio di oggi, il calcio mondiale, come si gioca? Come Rock, con tanta intensità, è tutto intensità. Ieri parlavamo col prof di come ha aumentato la Premier, su intensità, ha aumentato quasi un 35% in più in intensità. Magari si corre un po' di meno, però si fa più intensità e più in velocità. È cambiato tanto il calcio dell'epoca mia in 10 anni, è un altro sport e per quello Rocchi è guardato da tutti. Poi lui riesce a fare tutte le fasi, lui fa tutto in velocità, anche quando cammina va in velocità. Lui si allena così, è la sua testa. Tante volte le devi dire fermati un po', pensa. Cerchiamo di dire tutto il contrario. Però è una verità, con Rocchi in campo
ha vinto sempre.